Grazie della fiducia. Noi siamo i Teatri della Viscosa e raccontiamo storie. Storie che, anche se non fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi, in ogni caso ci hanno reso quello che siamo. Quindi il nostro invito è un po' questo, insomma. È un po' questo, insomma, di capire quando è il momento di liberarci dalla stitichezza, perché di tanto in tanto ritornano questi blocchi. Ma dunque, proprio da questo vecchio blocco e liberazione dalla stitichezza, che la nostra storia muove i suoi primi passi. Battenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno della Maria, ascoltate! Duce, duce, duce! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Duce, duce, duce! La parola d'ordine! Sì. È una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i fuori delle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! Ha combattuto appena 103 anni, puro tratto della salute, e ghiaccio teva quella là. E io sono Peppino, e sono di Santa Maria. Questa è l'Italia. Questa è la punta, questa è il ponte, tanto bene. A me lo treno mi fa ricordare la fine della guerra, perché quando ho preso per la prima volta lo treno, la guerra era finita da poco. La guerra è una di quelle cose brutte, che uno non si scorda mai. Ma la guerra la volevo vedere per dentro al televisore, la volevo vedere per dentro al computer, la volevo vedere per dentro al tablet, per dentro al cellulare. Ma c'è sta addirittura chi la voleva per dentro all'orologio. Ma dico io, come si fa a capire l'immensità della bruttezza della guerra per dentro all'orologio? Ma tu vedi che brutto scherzo che ti fa la memoria. Che uno si dimentica le cose brutte, no? Ma la cosa più brutta è quando si dà. Mia madre mi diceva, Pepe, ricordati, la guerra o la fai o la subisci. Io non capivo che voleva dire mia madre. Ma poi sono cresciuto e ho capito. La guerra non finisce mai. Mia madre era una bella donna, sapete? Teneva una manata santa. Che la mano di mio padre, una mano da contadino, piena di cali, abituata alla zappa, a confronto, era una galera. E lì mi ha fatto uno che ha preso da quella mano che mi storcevano la testa. Peppino! Tu vedi che brutto scherzo che fa la memoria. Quella mano di mia madre, roba. Peppino! Quella mano posata! Peppino, cosa stai facendo? Assettati che tua madre ti deve parlare. Prendi una sedia e assettati. Ascolta tua madre. Lo sai cos'è la Costituzione? Peppino! Lo sai cos'è la Costituzione o no? Per questo ti dico che devi studiare, disgraziato maledetto! A mia madre. Quella là si avvicina a me e mi dice, Peppino! Mo tu e tua sorella vestitevi, che
che andiamo a trovare mamma e papà a carcere. Va bene, Peppino, prendete almeno le vostre cose che andiamo. Peppino, e almeno mettetevi le scarpe che dobbiamo fare un sacco di strada. Peppino, non ti devi preoccupare, ci saranno le scarpe per tutto qua. Adesso andiamo, che una volta che siamo andati a trovare mamma e papà, io vi porto a fare un giro sopra ad un treno. A me? Sopra ad un treno? Ma ho appena sentito questa notizia, io e mia sorella abbiamo cominciato a saltare come saltano i bambini quando sono felici. E così, senza capire, io e mia sorella, senza vestito, senza scarpe, senza mangiare, senza più manca mamma e papà, ce lo trovammo sopra ad un treno. Felice! Felice come una Pasqua! Felice! Ricordati che mamma ti vuole bene, hai capito qual è? Valeria.